penso che... Forse per attenuare le critiche alle sue posizioni definite razziste, Donald Trump si è recato in visita al nuovo Museo di Storia e Cultura Afroamericana di Washington. Nell'edificio inaugurato da Barack Obama soltanto 5 mesi fa, il presidente degli Stati Uniti ha voluto condannare l'antisemitismo dopo le recenti minacce contro la comunità ebraica nel paese. La minaccia antisemitica contro la comunità giudaica e i centri comunitari è un orribile, doloroso e triste promemoria del lavoro che ancora deve essere fatto per eradicare l'odio, il pregiudizio e il male. That still must be done to root out hate and prejudice and evil. L'intervento di Trump arriva dopo che lunedì 11 centri ebraici erano stati oggetto di minacce anonime. Da gennaio sono stati almeno 70 gli episodi simili. Lo scorso fine settimana un centinaio di tombe di un cimitero ebraico a St. Louis in Missouri erano state prese di mira da vandali. È la prima volta che Trump condanna pubblicamente questi episodi, neppure il 27 gennaio, giorno della memoria, aveva rilasciato alcuna dichiarazione.